Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con Calcio a 5 Extra Time, le partite in TV, puntata numero 4, in cui andremo a trattare gli argomenti che riguardano un po' tutti i campionati che seguiamo settimanalmente, però fare i puntati, perlomeno in questa prima parte di trasmissione, ampiamente sull'Italservice Pesarofano. Un Pesarofano, una squadra di Roberto Osimani, che come vediamo dal sito della divisione Calcio a 5, nonostante abbia già scontato il turno di riposo, viaggia fra le prime 4 posizioni di classifica. Quindi può ambire addirittura ad essere potenzialmente vice leader, perché come lei ha già riposato anche il new team di Kužek e compagni, e quindi si sta ritagliando un ruolo da grande protagonista. Tutto questo dopo che ha ottenuto un grande successo per 6-1 contro il Forlì. Noi eravamo lì con le nostre telecamere, abbiamo registrato la prestazione super in particolare di due giocatori, di Melo e Tony Dandel, grande prova anche da parte di Dario Vitale, eletto capitano per l'assenza per infortunio di Tommaso. Una vittoria 6-1 peraltro arrivata dopo che la formazione bianco-rosso-granata era passata in svantaggio, e che ha un po' confermato quanto si era intuito nelle prime due trasferte chiuse con 4 punti in cascina, ovvero che l'Italservice Pesarofano di quest'anno, se rende al massimo, può togliersi davvero tante soddisfazioni, può addirittura far sognare per i più ottimisti e più ambiziosi. Quanto lo scopriremo ovviamente con l'avanzare del campionato. Nel frattempo però sogniamo attraverso le immagini di Pesarofano Forlì. Italservice Pesarofano contro Forlì, calcio a 5, la prima partita in casa, quindi al Palafiera, per la formazione di Roberto Osimani, reduce da una vittoria e un pareggio in trasferta, da un turno di riposo, quindi dopo quasi un mese di gioco è finalmente il momento dell'esordio davanti al pubblico marchigiano, davanti al pubblico amico. L'esame è di quelli impegnativi, molto impegnativi. Il Forlì infatti ha vinto 2 delle 3 partite precedenti, in particolare ha battuto il Cagliari per 6-3, un risultato che da solo lo fa capire il valore della squadra che quest'oggi si trovano ad affrontare, i bianco-rosso-granata, quest'oggi appunto in divisa blu. Però il quintetto di partenza vede Corvatta, Rudinei, Sgolastra, Melo e Tony Dandel. Dalla parte opposta questo è il primo piano per Vignoli, uno dei giocatori più importanti del Forlì. Da sottolineare che fra i pali della formazione ospite c'è Diego Moretti, l'anconetano che conosciamo benissimo per le sue precedenti esperienze con la maglia del Civitanova e della Brandoni Ancona. Nel calcio d'inizio il pallone è stato gestito per primo dal Pesarofano e dopo averlo perso arriva subito il gol del Forlì. Un gol realizzato dal numero 11 Lucas, il più lesto ad intervenire sul cuoio dopo il tocco di Deuner su un controllo errato da parte di Sgolastra. Abbiamo visto nella stessa azione tutti e 3 i giocatori che hanno toccato palla dell'Italservice Pesarofano hanno avuto difficoltà nel controllo, evidentemente non c'era ancora a freddo la necessaria confidenza col pallone, e così è arrivato l'errore e il gol del Forlì. Partita dunque in salita per l'Italservice Pesarofano. Come reagisce? Reagisce veramente di gran carriera, di grande prepotenza, con ritmo, intensità, qualità. Ci sono tutte le doti in tutti i protagonisti in campo per poi arrivare ad un risultato prezioso, quale sarà la vittoria al termine di questo match. Vedete, ci sono già state 2 occasioni nel tentativo di pareggiare prodotte dall'Italservice Pesarofano. Si resta però ancora sull'1-0 per il Forlì, così sarà sino al termine del primo tempo. Dopo un brivido su questo gran destro ancora da parte di Lucas, arriverà il pareggio con il neo entrato Dario Vitale. C'è un'azione qua da parte di Tony Dandeli, il pallone che va per Ganzetti, una chance per lui davanti a Moretti, non si passa però in questa occasione. Si passa invece, come detto, col sinistro di Dario Vitale, che si fa vedere al centro del parquet del Palafiera. Stop! Tiro potentissimo, palla quasi sotto l'incrocio dei pali, Moretti ci arriva, tocca ma non trattiene, e allora è l'1-1 realizzato da Dario Vitale per la precisione dopo 10 minuti e 27 secondi. Applausi per Dario Vitale, ottimo se non perfetto l'impatto con il match da parte del numero 7, che gol a parte ha subito dato un'impronta di carisma nei confronti dei suoi compagni che stavano giocando bene ma non erano riusciti fino a quel momento a rendersi costantemente pericolosi dalle parti di Moretti. Ancora lui recupera un pallone, crea un 3 contro 1 del quale però non approfitta clamorosamente il Pesarofano. Palo di Melo sull'assist di Ganzetti da un palo all'altro e sfera che va a sbattere proprio sul legno. Missione sorpasso però rimandata solo di qualche istante, perché dopo 12 minuti e 27 secondi Ganzetti si fa trovare pronto sull'invenzione abracadabra da parte
di Rudinei, suola destra, suola sinistra, para sul secondo palo. Ganzetti c'è, vedete, si muove prima Rudinei, lo osserva, lo vede e lì arriva il pallone. Lì Ganzetti non fa altro che spingere in fondo al sacco. Moretti non può nulla. Dopo quindi due terzi di primo tempo il Pesarofano ha trovato il vantaggio. Non è finita però, perché nonostante il Forlì provi ad attaccare, il Pesarofano è davvero molto molto determinato. Qua un'entrata al limite in interdizione da parte di Melo, diventa un assist per Tony Dandel che stoppa e calcia in maniera centrale. Moretti qua insolitamente non è preciso, non trattiene la conclusione, non irresistibile, dobbiamo dirlo, e quindi arriva anche il 3-1 da parte dell'Ital Service Pesarofano. Vitale, Ganzetti, Tony Dandel, così la squadra di Osimani ha replicato al gol a freddo. Qua le immagini sono tutte per una magia, una invenzione da parte di Vitale, un pallonetto da quasi 40 metri, un cost to cost che per poco non sorprende l'amico Moretti. L'amicizia resta viva quindi fra i due che hanno giocato tanti anni insieme. Il Forlì qua prova ad attaccare con il solito Lucas, praticamente l'unico ad andare al tiro in maniera pericolosa per la formazione di mister Matteucci. Sulla sua traiettoria però c'è Corvatta, sempre attento, sempre concentrato. Un altro tiro, il portiere lo vede partire davanti ai suoi occhi ma anche scivolare un paio di metri lontano dalla porta. Poi arriviamo a questa azione sulla sinistra che produce il 4-1. Assolutamente imprecisa la difesa da parte del Forlì, che si fa scappare sulla sinistra un giocatore in maglia blu. L'assist è per Tony Dandel che sul versante opposto finta con il destro, rientra sul sinistro. Dopo l'assist di Melo evita quindi di fatto l'intervento di Moretti e poi trafigge e realizza il gol del 4-1. Disperato tentativo sulla linea in scivolata di un giocatore del Forlì, inutile. È 4-1 per il Pesarofano, col quale si va al riposo. Davvero una prestazione molto molto buona fin qui da parte della squadra di Roberto Osimani. Andiamo con gli highlights e la nostra maxi sintesi al secondo tempo. Un secondo tempo che si apre con questo sinistro di fatto di Sgolastra, abbastanza centrale. Moretti replica, poi Rudinei pressato non controlla benissimo, si appoggia su Corvatta, pallone in avanti un po' nel vuoto, prova ad approfittarne il Forlì, destro repentino da parte di Deuner. Dopo Lucas è lui il migliore in campo per la squadra di Matteucci, poi alla fine il pallone viene spazzato in fallo laterale. Forlì stavolta che imposta Melo, non riesce a girarsi come dovrebbe sull'inserimento di Cangini Greggi, chiede scusa, va al tiro in maniera pericolosa il capitano del Forlì. Tutto questo prima di una grande azione da parte di Melo in contropiede, dribbling secco sulla banda sinistra, poi davanti a Moretti faccia a faccia, sposta il pallone leggermente sulla destra e disegna uno scavetto delizioso che gonfia la rete. 5-1 realizzato dal giocatore che qua era sbocciato a Pesaro, poi è andato a Belluno e qua è tornato per deliziare nuovamente il pubblico marchigiano, come in questa circostanza in occasione del gol del 5-1 realizzato da Melo al quarto minuto del secondo tempo. Partita che sembra in cassaforte, ci sono però ancora tanti minuti da giocare, quindi vietato rilassarsi. Il Forlì con orgoglio cerca di spaventare il Pesaro in un paio di circostanze, qua ci prova addirittura di testa sul rilancio di Moretti. Lucas si fa trovare a due passi da Corvatta che però in qualche maniera riesce a ribattere, poi rischia Rudinei un dribbling di troppo, caparbiamente recupera ancora il pallone, dribbling sullo strettissimo ai danni di Nakamura e poi destro potentissimo che va a schiantarsi sulla traversa. Poteva essere il 6-1, appuntamento rimandato a fra qualche minuto. Vignoli imbucata di prima, Cangini Greggi prova a deviare, Corvatta è sempre lì al posto giusto al momento giusto. Palla per Vitale, ripartenza del Pesarofano, difesa con la Brodo in questo caso da parte del Forlì, ne approfitta Melo per stoppare e calciare in diagonale in maniera potente e precisa. Ital Service Pesarofano 6 Forlì 1, doppietta dopo Tony Dandel anche per Melo e di fatto a 6 minuti e mezzo dal termine la partita è veramente chiusa. Vedete qua veramente un buco difensivo creato dal duo Nakamura-Patruno. Restano ancora come detto 6 minuti però da giocare, sono 6 minuti in cui ci possiamo divertire anche con giocate come queste.
che fanno innamorare ulteriormente il pubblico di Pesaro di un giocatore come Melo, che qua nelle Marche era arrivato alcuni anni fa come una giovane promessa, poi è sbocciato appunto come abbiamo già raccontato sia con la maglia del Pesaro 5 col quale ha conquistato la Serie A2 e sia con quella del Belluno in A2 nel quale ha realizzato tantissimi gol nelle stagioni precedenti. Ancora Melo, vedete, si prende scherzo dei suoi avversari con numeri d'alta scuola, tutto questo dopo tantissimi minuti in campo. Poi arriva il triplice fischio che decreta il verdetto definitivo. Ital Service Pesarofano batte Forlì 6-1, il Pesarofano vola a quota 7 punti in 3 gare e si candida a un posto da protagonista o perlomeno fra le protagoniste di questo campionato, tutto ciò alla vigilia di un altro test, quello con l'Lecco. Nel frattempo però sono tanti applausi per la squadra di Osimani. Tony Dandel, bella vittoria 6-1 dopo che la partita era iniziata invece maluccio con un gol subito dopo 20 secondi. Abbiamo cominciato un po' così, però dopo prendiamo ritmo e abbiamo fatto 6-1, è andata bene. Una prestazione che ha valorizzato attraverso la vostra intensità, attraverso il vostro gioco, le vostre qualità individuali, te, Melo, Vitale, tutti gli altri, Sgolastra, avete giocato veramente una gran partita e che invece ha, diciamo, annullato praticamente le potenzialità del Forlì, che comunque sia ha dimostrato di essere una buonissima squadra. Sì, in queste partite difficili vengono fuori anche con l'individualità, capito? Anche Rudy che fa uno contro uno ha giocato benissimo, così andiamo avanti, dai. Senti, in classifica saliamo a quota, il Pesarofano sale a quota 7 punti, con una partita in meno, ti aspettavi un avvio di questo tipo oppure no? No, non mi aspettavo, però dopo che abbiamo fatto gli allenamenti così, io guardavo e ho detto no, facciamo qualcosa di bello, no? E così è stato. Sei ottimista? Sì, molto, molto, speriamo bene. Una sconfitta che ci sta, è indubbia. Abbiamo sentito molto la mancanza di un giocatore come Salles, che anche a livello caratteriale è un trascinatore, è comunque uno che nel Forlì sa farsi sentire. Però, come hai detto tu giustamente, ci sono ancora delle lacune che oggi sono state messe in evidenza. È un campionato secondo me molto molto equilibrato, ce lo dicono anche i risultati di ieri sera, ci sono partite che vanno giocate tutte, ci sono 3-4 squadre sicuramente che sono più attrezzate delle altre, ma non è per questo che avranno vita facile. Eccoci nuovamente collegati per andare a fare un po' il punto della situazione. Completiamo il discorso parzialmente perché poi ci torneremo in chiusura di puntata Serie A2 Girone A, ovviamente, perché in settimana, nel weekend anzi, sono arrivati i successi dell'Aosta per 3-1 sulla Futsal Tridentina, delle Cagliari che quindi ha battuto la Reggiana che era capolista, punteggio pieno, quindi primo stop per la formazione Granata che il Pesarofano incontrerà nel prossimo impegno casalingo, quindi fra due settimane. Di mezzo c'è la trasferta di Lecco di sabato prossimo. Per quanto riguarda la New Team, l'abbiamo accennato, 3 vittorie in 3 incontri, era la grande favorita alla vigilia di questo campionato e si sta confermando tale. Apriamo il tabellino della New Team, 3-2 sul Città di Sestu, altra formazione importante di questo campionato, per vedere che nella New Team Alimi, ormai una conoscenza che tutti hanno di questo giocatore nel panorama del calcio a 5, ha segnato così come Kujek, insomma fate voi la pronuncia corretta, e Teixeira, giocatore che non scopriamo ovviamente ora. Questi 3 marcatori della New Team per sottolineare insomma la forza dell'organico di questa squadra che punta alla vittoria del campionato e quindi alla promozione in Serie A. Completiamo il quadro con il prossimo turno della Serie A, vediamo che la New Team appunto è impegnata in casa del Carmagnola, il Pesaro là è riuscito a strappare un pareggio, vedremo quello che sapranno fare i potenziali leader di questo torneo. Come detto, Ital Service Pesarofano in casa del Lecco. Per la Reggiana c'è l'incontro casalingo con l'Aosta, quindi uno scontro diretto fra le due formazioni che viaggiano a quota 9. Adesso ci fermiamo qualche istante per andare in pubblicità, poi torneremo su tutti gli altri campionati dopo la pausa. Eurotubi è l'azienda leader nella produzione di tubi in alluminio.
Grazie alla vasta gamma di produzione e al continuo sviluppo, Eurotube è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. L'azienda dispone di un ampio parco macchine di profilatura che garantiscono flessibilità e alto standard qualitativo. Eurotubi è l'azienda leader nella produzione di tubi in alluminio. La trovi a Fano, in via Filippini 4, zona industriale Bellocchi. Italservice, produzione e commercializzazione di borti di alta qualità. Nuove tecnologie e strumentazioni moderne consentono di fornire bordi per l'impegno nei vari settori dell'arredamento, realizzati in numerose sagome e finiture di diversi materiali, creati anche su misura in base alle esigenze del cliente. Italservice è a Sant'Angelo in Lizzola, via della produzione 1. I migliori materiali per un prodotto unico. Agla, calzature, abbigliamento e accessori per il calcio 5. Ben ritrovati con la seconda parte di Le partite in TV. Adesso cambiamo categoria, scendiamo di un gradino per andare ad analizzare la situazione in Serie B, girone C. Lo facciamo con l'ausilio, come sempre, di Futsal Marche. C'erano due derby nel fine settimana scorso. Ebbene, nel primo la Bulldog Lucrezia, con una prestazione maiuscola, ha avuto la meglio per 6-5 del Civitanova. Grandi protagonisti De Sousa, che sta trovando la forma migliore, si sta scatenando come ci ha abituati negli anni passati. Doppietta anche di Peverini. Solo nel secondo tempo, nel finale di gara, quando i giochi sembravano fatti, il Civitanova è riuscito a tornare in partita e ha spaventato però veramente violentemente la formazione della Bulldog, perché ha fallito anche un tiro libero sul 6-5 e quindi ha rischiato il pareggio a pochi secondi dalla fine. Doppiette per il rossoblu dei soliti, tra virgolette, Serantoni e Pietracci, a segno anche Caro Tenuto. Nell'altro derby successo, ancora un successo per il Porto San Giorgio, che quindi continua a viaggiare a punteggio pieno, 3 vittorie su 3 grazie al 4-2 sull'Alma Fano, partita praticamente mai in discussione. Il miglior giocatore del match è stato senza dubbio Matteo Bottolini, autore di una doppietta. Il Porto San Giorgio è sì a punteggio pieno, ma è a 3 punti dalla vetta, perché ha scontato il turno di riposo, mentre il Montesilvano continua a mietere vittime. L'ultima, una marchigiana, il Cus Ancona 7-1, che nonostante un ottimo Enrico Ricordi fra i pali, non ha potuto nulla contro la corazzata appunto abruzzese. Questa è la situazione di Serie B. Voliamo nel panorama, nell'universo regionale, per ricordarci che quest'anno è un campionato equilibrato come non mai. Guardate qua la situazione: Urbino capolista con 16 punti nonostante il pareggio in casa del Riviera delle Palme. Arriviamo alla zona playout, presunta playout, perché ancora non ci sono certezze sui meccanismi di promozione e retrocessione, con il Cus Macerata a quota 10 punti, quindi appena 6 punti dalla vetta. Ci sono quindi ben 11 formazioni nel giro di 6 punti, questo la dice lunga. In questa giornata, la numero 7, abbiamo puntato i riflettori su Corinaldo Bocastrum, 9-4, anche perché abbiamo le immagini come al solito realizzate dai ragazzi del Corinaldo, in particolare tripletta in questo match da parte di Dennis Rotatori, il capitano, marcature multiple anche per i fratelli Balducci, doppietta per Antonello, doppietta anche per Eugenio Gio Balducci, quindi 7 gol in 3 nel Corinaldo. Con questi gol la formazione di mister Tinti sale a quota 13, torna al terzo posto. L'avverso è stato sconfitto dal Castelbellino, che ha cambiato allenatore. Roberto Pace, il presidente, ha preso il timone della formazione arancione, subito ha ottenuto una vittoria fondamentale in chiave, in questo momento, salvezza, anche se le ambizioni dichiarate sono più importanti. Avete visto anche qualche tratto di Corinaldo Bocastrum. Passiamo al futsal femminile, perché c'è una Martina Mencacini incontenibile in queste settimane. Dopo che ha realizzato una tripletta nel 3-3 nel derby con il Portos, il Città di Falconara è andato a vincere 5-2 in casa del Bingo Imperial Tratalias, e quindi Martina Mencacini ha segnato altri 3 gol, un'altra tripletta per la scatenata Pulce Martina Mencacini. Con i gol di Magnanti e Berti si è completata l'opera per un altro successo delle ragazze del CDF, quarte in classifica, a meno 3 dall'Isolotto, a meno 5 dal duo di testa. Quindi applausi a Martina Mencacini. Voliamo in Serie C, e con l'ausilio anche delle immagini di Polisportiva Filosofia
Filottrano Gemina, vinta dalle ospiti per 5-3. Andiamo a fare il punto della situazione sul torneo regionale in rosa. Vedete qua alcune delle marcatrici di questo incontro. Dicevo, con questo punteggio il Gemina si mantiene in terza posizione alle spalle del Duo, che continua a viaggiare a punteggio pieno. Si tratta di Vis Concordia, Morro Valle, Real Macerata. Sembra profilarsi una lotta a due per la promozione in Serie A. Dunque, vi avevo accennato nella prima parte di trasmissione che saremo tornati a parlare in conclusione di Serie A2, non del Pesarofano, perlomeno non direttamente dell'Ital Service Pesarofano, ma abbiamo realizzato una video intervista esclusiva a Marco Belloni, il giocatore di Filottrano, ex Cussancona e Civitanova, che attraverso Skype, insomma, ci ha raccontato come si sta trovando a Lecco, come sta andando la sua esperienza lontano da casa in Serie A2. Ci ha parlato anche del suo allenatore, una vecchia conoscenza per noi, Gil Marquez, e poi ha parlato anche del Pesarofano, che appunto, come detto, sarà prossima avversaria delle Lecco. Una video intervista esclusiva da seguire con attenzione, perché ci sono tanti tratti interessanti, alcune anteprime, alcune notizie appunto esclusive. Quindi ascoltiamo le parole di Marco Belloni. Se metti in testa che vuoi fare questo, devi metti in testa che comunque devi essere disposto a fare dei sacrifici, e comunque ci possono essere delle rinunce, tra virgolette, dei sacrifici. C'erano stati altri contatti, però mi è sembrato molto buona questa come cosa, perché comunque mi erano sembrati molto professionali, ci stanno mettendo a disposizione tutto. Tanti allenamenti, un gran mister. Se ti metti in testa che questa è la vita tua, che questo è il lavoro tuo, non è troppo difficile scegliere di allontanarsi da casa. Il mister e i compagni mi stanno dando fiducia, sto facendo un discreto minutaggio. Posso far molto meglio perché devo ancora trovare tranquillità, ma è una cosa mia a livello personale. Il mister sa lavorare con i giovani, sa mischiare bene le carte, diciamo. È anche una gran persona. Al di là della simpatia dentro o fuori dal campo, è uno che sa gestire diverse situazioni, dà molta importanza anche al lato umano. Mi ha fatto un'ottima impressione, sono sincero. Avevo sentito sempre parlarla bene come mister, poi lì a Pesaro, campione d'Italia, Under 21, mi sta colpendo parecchio. Ci aspettavamo di più tutti, sia società che giocatori. È una situazione un attimo un po', diciamo, non troppo allegra. Però so situazioni che all'interno di una stagione calcistica ci possono essere. Sono state sconfitte un po' strane, se vuoi. Prima partita col Cagliari, 2-1, una partita che abbiamo giocato. Ci poteva stare perché sapevamo che loro avevano fatto una squadra comunque per provare ad andare in A1. E sinceramente non sono stati chissà quanto superiori. Il risultato infatti l'ha mostrato. La Aosta uguale è stata una partita molto strana, perché l'espulsione dei Cigli, gol Gigi fuori dai pali perché aveva subito un fallo non fischiato dall'altro arbitro. È stato molto strano. Purtroppo ci troviamo in questa situazione di classifica con questo punteggio qui, e purtroppo ci sono poche chiacchiere quando c'è 3 punti in 4 partite e le aspettative erano ben altre. Cosa sappiamo di loro? Beh, il mister è allenato lì, io marchigiano, quindi Osimani, Dario, Nico, il capitano, ci sono tante cose di mezzo. Loro sono indubbiamente una buona squadra, stanno facendo molto bene, hanno fatto ottimi acquisti anche loro, diciamo, inizio stagione, quindi sarà una bella sfida sicuramente. Loro arrivano sicuramente con tutt'altro piglio, perché comunque, ripeto, stanno bene. Noi arriviamo con la voglia sicuramente di rifarci, molto carichi, e speriamo di trasportare in partita quello che facciamo in allenamento, perché poi è quello che sostanzialmente ci manca. Non sarà facile, perché comunque sappiamo di trovare davanti una grande squadra, però Pesaro o non Pesaro, dobbiamo fare punti, dobbiamo pensare al cammino nostro, dobbiamo pensare agli obiettivi stagionali, a quello che ci abbiamo in testa. Contatti sì, a luglio c'erano stati. Ho preferito comunque questa scelta qui, ma per una, diciamo, per una visione globale, anche proprio per un'esperienza mia, perché comunque non mi ero mai allontanato fuori da casa per giocare. Era una bella esperienza che volevo provare. In futuro non posso mai saperlo. Io adesso qui sto bene, quindi adesso il futuro è Pesaro, ma la partita di sabato. Adesso capisco comunque, come dicevi te, sul piano magari delle prestazioni, dell'umore, che quando magari uno straniero viene in Italia non rende come dovrebbe. Mi rendo conto anch'io che non è sempre facile, però comunque, essendo lontani da casa, mancano certe cose e manca proprio una tranquillità tua, quella che magari sta mancando un po' anche a me, e non assolutamente per colpa, ripeto, dei compagni di squadra, società, mister, ok, perché loro mi stanno mettendo a mio agio, una tranquillità tua personale che devi cercare di trovare. Poi, come ti dicevo prima, devi averlo in testa. Se in testa sai che puoi fare questo, allora
è un'esperienza assolutamente da fare. Perlomeno io consiglierei di farlo, lo rifarei. Spero invece di scatenarmi proprio sabato. Un saluto. Davvero, come al solito, schietto, sincero e anche simpatico, il nostro, tra virgolette, Marco Belloni. Consigli utili anche per quei giovani che vogliono provare la grande avventura nel calcio a 5 che conta. Con queste sue dichiarazioni siamo arrivati in chiusura di questa nostra quarta puntata di calcio a 5 Extra Time. Le partite in TV, se non ci avete seguito in televisione sul canale 12 di TV Marche, vi ricordiamo che sul nostro canale YouTube, sul canale Calcio 5 Extra Time, trovate sempre tutti i video aggiornati e tutte le playlist suddivise appunto per formazioni e appuntamenti televisivi. Ora siamo davvero ai saluti, rinnovo l'invito a tutti quanti di cliccare il vostro mi piace sulla nostra pagina Facebook. Noi ci vediamo settimana prossima con le partite in TV. Da Matteo Magnarelli, grazie e buon proseguimento. Looking for a light that can outshine the sun. I know one day our time will come. Bought a camera to capture these cinematic nights. Still don't satisfy my appetite for this lavish life. Tell me, doctor, am I fit for these flashing lights? And Michael said it doesn't matter if you're black or white. Look at the colors, the sun to the sun above us. All we have is each other in case you happen to wander. Let's go! Lay down your head. That's all you need.